Allora, buon pomeriggio e grazie per essere presenti a questa conferenza stampa. Iniziamo subito. Oggi presenteremo questa proposta di legge a prima firma Sabrina Capozzolo, recante disposizioni in materia di consorzi agricoli innovativa. E abbiamo qui con noi appunto Sabrina Capozzolo, parlamentare del Partito Democratico, membro della Commissione Agricoltura e Finanze e responsabile politiche agricole del Partito Democratico. Interverranno altresì il professor Annibale Lia, capo Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione dell'Università di Salerno, e la dottoressa Francesca Esposito, dottoranda di ricerca presso l'Università di Salerno, che ha coordinato i lavori del workshop da cui è nata la presente proposta di legge. Io, come Presidente della Fondazione Cultura Democratica, prima di dare la parola all'onorevole Capozzolo, voglio solamente sottolineare un aspetto molto interessante e importante di questa proposta, che è fortemente innovativa per almeno due aspetti. Una è quella di essere stata elaborata insieme a Sabrina Capozzolo interamente da 80 giovani dell'Università di Salerno nell'ambito di un workshop promosso dalla Fondazione Cultura Democratica che ha come obiettivo proprio quello dell'innovazione legislativa attraverso il co-working tra i giovani, parlamentari e docenti universitari, sia attraverso tavoli di lavoro sia attraverso un'app di co-working disponibile per tablet e smartphone. In secondo luogo, questa proposta è fortemente innovativa per il suo contenuto vero e proprio, che punta a incentivare una più stretta collaborazione tra università e imprese, soprattutto nel settore agroalimentare, per incentivare e promuovere l'innovazione attraverso una particolare figura di consorzio. Io do subito la parola all'onorevole Capozzolo. Prego. Grazie, grazie a tutti e benvenuti. Ovviamente voglio fare il mio ringraziamento a Federico in qualità comunque di rappresentante dell'Associazione Cultura Democratica. Hanno lavorato tantissimo in questi mesi, non è peraltro la prima volta che lavorano insieme, diciamo, è una nuova forma anche di coinvolgimento di giovani studenti universitari che si mettono insieme e lavorano sulla diciamo, preparazione di una proposta di legge, nel mio caso, diciamo, di una proposta di legge nell'ambito specifico dell'agricoltura. Qual è l'obiettivo di questa proposta di legge? Noi ci troviamo in una grande fase di transizione dove l'idea appunto di agricoltore tradizionale lascia un po' il passo all'agricoltore imprenditore, quindi un imprenditore agricolo che deve fare anche i conti con quelle che sono le richieste dei mercati internazionali. E quello che si è notato negli ultimi anni è a volte l'incapacità, diciamo, del sistema produttivo di far fronte a queste richieste. Le cause sono molteplici, sicuramente la frammentazione che c'è nel mondo agricolo, la difficoltà anche a trovare professionisti in grado di trasportare conoscenze o comunque fare consulenza alle imprese e molte volte l'offerta di innovazione che viene data non sempre, diciamo, risponde a quelle che sono le esigenze delle imprese. Nasce per questo l'idea di dar vita ai consorzi agricoli innovativi, dove con il termine innovativo noi vogliamo dire che appunto quella che è l'esigenza di mettere insieme tradizione e innovazione è quanto più attuale. Cercare di trasformare la produzione e quindi di riuscire a rispondere a quelle che sono le esigenze del progresso e del mercato, però facendolo con intelligenza, quindi con il trasferimento delle conoscenze e con la sostenibilità, cioè con la capacità comunque di rispetto dell'ambiente, della biodiversità. L'idea è quello di mettere in relazione e quindi creare un canale diretto tra chi la ricerca la deve creare, quindi chi le conoscenze le deve creare e chi le deve mettere in pratica. Quindi un contatto diretto fra gli enti di ricerca e le imprese consorziate. Questi consorzi possono essere costituiti da un minimo di tre imprese e almeno una università e l'idea è quella di puntare sulla ricerca, cioè il futuro. Anche con Expo e con la conferenza sul clima di Parigi si è evidenziato anche il bisogno di affrontare una produzione agricola che sia quanto più sostenibile e allora si è anche capito che bisogna assolutamente investire sulla ricerca. E abbiamo pensato come fare questo coinvolgendo i giovani, coinvolgendo l'università, coinvolgendo le imprese dal basso, facciamolo dando vita a questi consorzi, in modo tale che gli studenti universitari possano dar vita insieme ai loro professori e quindi insieme alle università a dei progetti di ricerca o ad esempio a delle campagne di comunicazione, di informazione, di pubblicità, di rete, di innovazione.
e dare la possibilità a questi studenti quindi di realizzare degli stage in maniera diretta all'interno delle imprese consorziate. L'obiettivo è mettere in connessione i nostri giovani e i nostri ricercatori ed è anche un modo per mettere insieme due ministeri che possono sembrare distanti ma che in realtà non lo sono, perché io credo che il futuro sia anche la capacità di interconnessione fra le diverse realtà e le diverse competenze, che è il Ministero dell'Istruzione e il Ministero delle Politiche Agricole. Il Ministero dell'Istruzione infatti è coinvolto attraverso le università, deciderà poi entro 60 giorni, se non erro Federico, dovrà decidere quali saranno i crediti che verranno riconosciuti ai giovani che faranno gli stage, ai professori che verranno coinvolti in questi progetti. E il Ministero invece delle Politiche Agricole diciamo riconoscerà questi progetti di ricerca che verranno ideati e semestralmente bisognerà riportare al Ministero delle Politiche Agricole qual è il percorso, qual è l'obiettivo e a che punto si è arrivati. Credo che sia anche una grande forma innovativa di interscambio tra la cultura tradizionale contadina, le esperienze dei nostri agricoltori e la ricerca, l'innovazione dei nostri giovani. Come Partito Democratico noi abbiamo realizzato qualche mese fa proprio un forum su generazione agricola, cioè i giovani che tornano all'agricoltura, e credo che anche questo sia un elemento in più, i giovani che tornano anche attraverso diverse forme, cioè attraverso la ricerca, i giovani che fanno ricerca sull'agricoltura, che lo fanno dal basso, i giovani che soprattutto iniziano a lavorare in maniera concreta, e quindi questa ricerca che molto spesso viene identificata come qualcosa di astratto, diventa pratica coinvolgendo le nostre tradizioni, le nostre imprese e i nostri giovani. Credo che possa essere assolutamente un punto di partenza attraverso il quale fare un grande lavoro coinvolgendo successivamente, questo poi sarà assolutamente mio compito, con i ragazzi, coinvolgere le associazioni di categorie, il CREA, e fare un lavoro di sinergia in modo tale che si possa quanto più crescere e raggiungere quello che è l'obiettivo che ci siamo posti tutti, una crescita economica e sociale però che sia quanto più sostenibile attraverso l'innovazione. Grazie. Diamo ora la parola alla dottoressa Francesca Esposito, dottoranda presso l'Università di Salerno, che ha coordinato il workshop che ha dato origine a questa proposta di legge che ci illustra i tratti principali di questo testo. Buongiorno a tutti, innanzitutto vi ringrazio insomma, per essere qui oggi e vi illustrerò brevemente quella che è l'articolazione di questa proposta di legge, cominciando appunto dalla finalità. In quanto questa proposta di legge è stata scritta, è stata ideata proprio per favorire la collaborazione appunto tra le imprese agricole e l'università, in quanto nei settori fortemente legati alla tradizione si osserva una frammentarietà della conoscenza. Per cui all'articolo 1 della presente proposta si introduce quella che è la definizione di consorzi agricoli innovativi, che sono consorzi istituiti da almeno 3 imprese agricole e un'università, allo scopo quindi di promuovere non solo lo sviluppo rurale, ma anche lo scambio di conoscenze, e facendo tutto questo naturalmente in modo da salvaguardare quella che è la sostenibilità e portare avanti il concetto di sostenibilità ambientale, non solo, ma anche economica e sociale. L'articolo 2 invece individua i requisiti che devono essere soddisfatti al fine della costituzione dei consorzi agricoli innovativi e disciplina i rapporti che ci sono tra le parti, quindi ad esempio le quote associative non devono essere superiori al 34%. Stabilisce in questa forma di associazione il ruolo dell'università, rispettando naturalmente le finalità istituzionali che sono proprie di quest'ente preposto a produrre conoscenza. Gli articoli 3 e 4 invece definiscono i benefici e gli incentivi che il consorzio reca a ogni singolo membro associato, e la perdita di questi benefici naturalmente è sottoposta alla decadenza dei requisiti che sono citati nell'articolo precedente. Nell'articolo 4 in particolar modo è prevista la possibilità sia per gli studenti che per i docenti, e questo credo sia un aspetto molto innovativo, di trascorrere periodi di stage all'interno dell'impresa, quindi favorisce ecco, appunto lo scambio tra le professionalità che non solo fanno parte dell'impresa ma che fanno parte anche dell'università. Poi infine l'articolo 5, oltre a disciplinare la diffusione di conoscenza,
individua quali sono le modalità di monitoraggio e valutazione, perché naturalmente il Ministero delle Politiche Agricole ha la necessità di controllare questi tipi di forme di associazione. Naturalmente ci devono essere delle comunicazioni in periodi ben precisi dell'anno al Ministero appunto referente. E infine abbiamo l'articolo 6 che definisce appunto l'ambito legislativo di applicazione per diciamo quelle disposizioni che non sono previste dalla presente legge. E quindi questo è un po' il modo in cui è stata articolata la nostra proposta di legge e insomma credo che sia dal nostro punto di vista, appunto dal punto di vista dei giovani che si sono occupati di scrivere, di articolare questa proposta, sia molto importante questo scambio soprattutto di professionalità tra l'università e l'impresa. Questo è soprattutto importante perché ricordiamoci appunto che anche dal punto di vista della ricerca è importante che la ricerca venga utilizzata come risorsa strategica, quindi non solo da parte delle università ma anche delle imprese. Grazie. Prima di dare la parola al professor Elia, ci teniamo a salutare e ringraziare per la sua presenza qui oggi Massimo Fiorio, vicepresidente della Commissione Agricoltura. Diamo ora la parola al professor Elia, capo dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione dell'Università di Salerno, che ha ospitato il workshop all'interno del quale è stata elaborata la presente proposta, che ci dirà per quale motivo è importante dal punto di vista delle università questa legge. Buongiorno a tutti, onorevole Capozzolo, salve tutti. Io vorrei dire subito una cosa all'onorevole e a tutti voi. Questo che state facendo è un piccolo passo molto importante per saper rispondere a una delle osservazioni più critiche che l'OCSE fa allo stato dell'università italiana, e cioè che non c'è in alcun modo cura forte in tutta l'università italiana, quindi non solo nel sud Italia come a volte si vuole insinuare, non c'è attenzione per l'imprenditorialità dal punto di vista didattico e della ricerca, quindi della formazione a livello triennale, magistrale, dottorale. Nel resto del mondo avanzato, si è sviluppata una tipologia di università che non toglie nulla all'importanza della ricerca scientifica, ma che si vuole università imprenditoriale. Siamo stati recentemente proprio con Francesca a un congresso ad Amsterdam sulla connessione università-imprese. Eravamo tre italiani, diciamo tre gruppi italiani. Che cosa significa? Significa che perché un piccolo passo che muove verso gli altri ministeri, verso le altre politiche, verso gli altri, si dice stakeholders, gli altri interessati, soprattutto i giovani che qui nel Parlamento vengono rappresentati, per capire che o l'università si connette e riconosce che dal mondo delle imprese e del lavoro viene conoscenza, è una conoscenza non strutturata, è una conoscenza non pubblicata, ma è una conoscenza. E allora quello che dobbiamo pensare non è più il trasferimento di conoscenza dalla ricerca all'impresa. Mi perdoni, questo c'è ancora, però questo accenno, ma dobbiamo andare più in fondo, dobbiamo fare un altro passo avanti. Dobbiamo riuscire a capire la tipologia di conoscenza che dall'impresa viene al mondo della ricerca. Se riusciamo a fare questo passaggio, riusciamo a saldare la triplice elica di Ekovitz che è stata elaborata nella seconda metà del Novecento. E cioè la triplice elica è fatta da università, imprese e governo. E il governo, che significa le politiche, le policy, che devono aiutare l'università da tutti i punti di vista amministrativi e quindi stare attenti a tutta la semplificazione possibile e alla legislazione,
l'imprese, permettendo di riuscire a parlare con le università, parlare. Non ci parliamo tra università e imprese. Noi parliamo la lingua delle pubblicazioni e loro parlano la lingua delle cose concrete su progetti che hanno qualità e che devono essere costruiti. Bisogna riuscire a parlare insieme. E in questo la politica è importante. La politica può indirizzare, può spingere, può premiare e favorire questo dialogo, questa conversazione importante. Grazie, onorevole. Ci sono... c'è qualche domanda in sala? Per... sì, volevo chiedere una cosa per Radio Radicale. Allora, in un'agricoltura tradizionale come la nostra, che non è ancora aperta diciamo agli OGM, in che settori diciamo può servire la ricerca universitaria e lo sviluppo della collaborazione tra le imprese agricole, i consorzi agricoli e l'università, per capire diciamo qual è il grado di sviluppo che diciamo può riservare questa proposta di legge? Allora, gli OGM sono in realtà una delle innumerevoli forme attraverso le quali si può fare ricerca. La ricerca sta anche nell'individuare forme di produzione che possano rispondere a quelli che sono i cambiamenti climatici, che quindi non hanno nulla a che fare con gli OGM, piuttosto che mettere in pratica quelli che sono gli studi che i nostri studenti universitari fanno, perché noi parlavamo sì di progetti di ricerca, che possono essere specifici in base a quelle che sono le esigenze, poi si individuerà anche insieme al Ministero dell'Agricoltura quali possono essere i temi più interessanti o sui quali è maggiormente importante fare ricerca, ma parlavamo anche di promozione dei marchi, promozione dei prodotti, quindi diciamo un coinvolgimento dell'università a 360 gradi, quindi parliamo sia di studenti che hanno più uno studio scientifico che studenti che magari lavorano nel campo della comunicazione, piuttosto che studenti che studiano altre forme, altri percorsi universitari. Quindi è un modo per mettere in pratica lo studio. Io sono giovanissima, ma è la cosa che spesso si sottolinea: ciò che studi non è quasi mai quello che poi vai a fare quando esci dall'università. Quindi cerchiamo di mettere insieme ciò che studiamo con la pratica e facendolo attraverso imprese che già esistono, quindi aiutandole nel percorso di crescita e di trasformazione, perché molte delle nostre imprese hanno difficoltà a lavorare sull'innovazione, hanno difficoltà sulla comunicazione, sull'innovazione, hanno difficoltà ad imporsi sul mercato. Aiutiamoli con le conoscenze dei nostri studenti, aiutiamo i nostri studenti a mettere in pratica le loro conoscenze. Se permette, volevo aggiungere qualche cosa di concreto. Per esempio, nell'Università di Salerno, che è erede della Scuola Medica Salernitana, che oggi viene riscoperta rispetto a alcuni principi regolativi della dieta, diciamo, facciamo un esempio concreto. Allora, esistono sistemi di conservazione degli alimenti che possono e devono essere migliorati facendo dei test che si stanno facendo da noi in una connessione tra farmacia, chimica e proprio il settore di ingegneria agroalimentare. Questo per fare un esempio preciso, dove si stanno facendo delle tesi di dottorato per andare a vedere, per esempio, sui periodi di conservazione dei frutti, ortaggi e altro, se non me lo ricordo, dove l'incidente, uno, diminuendo il costo della conservazione, abbassando il grado di pericolo che è stato rilevato e anche al di là delle normative europee, cioè come dire, avere una maggiore garanzia rispetto alla conservazione, quindi andare a conservare meglio, più economicamente e avendo protezione maggiore dei limiti minimi imposti di pericolo. Questo è un esempio preciso, cioè dove l'ingegnere agroalimentare insieme con i biochimici che stanno tra farmacia e chimica si possono scontrare concretamente, non soltanto con gli esperti o con i colleghi delle università del Wisconsin che portano le loro tecnologie su come fanno la conservazione, ma con i nostri concreti imprenditori d'impresa e andare a risolvere i problemi o andare a vedere e sperimentare. Cioè, voglio dire, io ho fatto l'esempio della conservazione, che è uno dei temi importanti, ma
ce ne sono moltissimi. Alcuni aspetti relativi alla produzione, come l'onorevole ha accennato, sono anche rispetto alla qualità che è necessario avere anche in questa dimensione dell'impresa agricola. Allora, questo che significa? Significa che è possibile immaginare vari percorsi, cioè a livello iniziale, molto giovane, dei triennali o magistrali, con dei corsi specializzati di management dell'impresa agricola, dove le problematiche vengono direttamente da chi vuole fare impresa agricola e capisce gli aspetti innovativi quali sono. Gli aspetti innovativi sono, per esempio, rispetto a fare la vendita porta a porta, ce ne sono tanti che fanno questo, no? Che sono partiti molti giovani che hanno sviluppato un piccolo orto che poi è diventato una piccola cooperativa e altre cose di questo genere. Che cosa succede? Succede che a un certo punto c'è una soglia critica aziendale. Cioè, quando il mercato aumenta troppo e l'impresa è troppo piccola, va in tilt. Ecco, diciamo, operazioni di questo tipo non sono tecnologiche o tecnoscientifiche del tipo quali prodotti usare e altro, ma sono di tipo organizzazione aziendale. Io credo che un'università che abbia un'impostazione imprenditoriale aperta può dare contributi sia alle imprese innovative, ma diciamo la verità, anche a imprese non innovative, cioè a imprese tradizionali, che si trovano nella crisi. C'è qualche altra domanda? Allora, noi concludiamo la conferenza stampa, naturalmente rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore domanda, insomma, a margine di questa conferenza. Grazie.